Beh, ci siamo trovati sotto di due gol senza neanche saperlo, perché secondo me ha dato un rigore il primo che per me non esiste. Quando dare un rigore così, quando la palla è già oltre, su una linea di corsa gli è andato addosso, lui dà il rigore. Il secondo gol era in fuorigioco, quindi ci siamo trovati sotto di due gol senza neanche saperlo. Eravamo partiti anche bene perché abbiamo avuto due situazioni importanti da poter passare in vantaggio, ma è stato un peccato. Mi assumo le responsabilità di quello che è successo, della sconfitta così pesante, perché quando succedono queste partite vuol dire che in primis è l'allenatore che io metto la faccia, non c'è nessun problema. Probabilmente tatticamente anch'io qualcosa ho sbagliato. Canute mezzala? Sì, anche, ma anche nel sistema di gioco, probabilmente se giocavamo a specchio forse era meglio, visto il secondo tempo, perciò me ne assumo in pieno le responsabilità. Non mi tiro mai indietro su questo, perciò ragazzi devo stare tranquilli. Sono io che probabilmente ho sbagliato qualcosa. E anche in prospettiva futura questa cosa sul sistema di gioco, nel senso il 4-3-3 non è più imprescindibile come base di partenza? Questo lo vedremo. Dal punto di vista dell'impatto che hanno avuto le due mezze ali, che a nostro giudizio hanno fatto la differenza, intendo Ndoye e Bisoli, si poteva fare di più o bravi loro? No, si poteva fare di più, loro sono un'ottima squadra, giocano molto bene, sono molto bravi, però avevo messo apposta Canutè, che è più bravo in fase di interdizioni, per limitare il loro raggio d'azione, ma evidentemente non ci siamo riusciti. Niente, incassiamo questa sconfitta, ma dobbiamo guardare avanti. C'è anche da salvare, o meglio, da sottolineare il bello approccio che ha avuto Monachello quando è stato chiamato in causa nel secondo tempo. Sì, ha fatto una buona partita, è entrato bene, dobbiamo contare su di lui, come tutti gli altri giocatori che ho a disposizione. L'ultima da parte mia, se questa sconfitta così netta dal punto di vista del punteggio va a ridimensionare un po' le ambizioni da primi posti, da zona promozione diretta del Pescara, oppure il campionato è lungo lungo? Ma noi dobbiamo andare avanti come abbiamo sempre fatto, pensare partita dopo partita. Se cominciamo a pensare oltre diventa molto difficile, perciò giochiamoci le nostre chance, cercando di fare più punti possibile, poi alla fine vedremo quello che riusciremo a fare. A proposito, Sebastiani ha detto: spero di non vedere più Aureliano qui. Diciamo che in tutte le volte che l'abbiamo avuto non ha fatto molto bene e oggi è stata per lui una partita molto pessima.